Questo video in collaborazione col programma di EA Game Changers di Electronic Arts. Salve a tutti ragazzi, io sono Maruco e benvenuti in un nuovo video sul canale e continua la review di The Sims 4 Vita in Campagna. A questo punto è il caso di immergerci nelle dinamiche, nello spiegare come funziona la nostra nuova espansione. E oggi vedremo le sfide dei lotti e anche le quest. Ma prima di lasciare il video ragazzi vi ricordo di lasciare un mi piace, iscrivetevi al canale e fammi sapere sotto nei commenti che ne pensate. Vi ricordo anche che ci vediamo ogni sera dalla domenica al venerdì in live sul sito Viola. Detto ciò ragazzi, direi di cominciare subito. E oggi ragazzi si parte da qui, dal lotto della nostra simmina. Come vedete sono in modalità compra e costruisci per un motivo valido, perché vi devo far vedere le informazioni sul ritrovo. Ora, se noi andiamo nel pannello dei tratti, vedrete una cosa strana. Questo lotto, come tutti gli altri, ha la possibilità di ricevere ben 3 tratti lotto. In questo caso è solo accogliente. Possiamo mettere luce naturale, possiamo mettere anche degli altri tratti lotto. Ovviamente, ragazzi, questi sono quelli del gioco base. Perché questo? Perché appunto non abbiamo tutti i DLC. Ma pian piano ci arriveremo. Possiamo fare anche brezze tonificanti. Di fianco però ragazzi c'è una coppa. Le sfide del lotto. Vita semplice e volpi selvatiche. E voi direte, ma cos'è questa roba? Clicchiamoci. In pratica The Sims 4 ha introdotto per tutti i lotti. Quindi quando voi andrete in qualsiasi scenario potrete scegliere se farvi le vostre sfide del lotto. Oltre ai 3 tratti del lotto che lo contraddistinguono, quelli che abbiamo sempre avuto, possiamo scegliere se complicarci la vita con questi 3 nuovi tratti. Fuori dalla rete, lo conoscerete bene. Il lotto non è allacciato alla rete di fornitura e la gran parte degli oggetti elettrici o idraulici non funzionerà come previsto. Questo tratto rappresenta già una vera sfida, ma ne sono stati aggiunti 2 nuovi, ovvero vita semplice, tenetelo a mente, questo è solo disponibile col DLC. Il lotto richiede degli ingredienti per seguire tutte le ricette. Cucinare con gli ingredienti rende il cibo più saporito. Ergo, non potete cucinare ciò che volete. Dovrete produrre e vivere, quindi mangiare. Ovviamente se poi andate al bar, ragazzi, ma comunque nel vostro lotto dovete vivere con le ricette cucinate con gli ingredienti degli animali e della terra. Non potete giustamente avere degli ingredienti già fatti o i piatti già fatti. Questa rappresenta una vera sfida. E poi c'è lui. Volpi selvatiche. Le volpi selvatiche appariranno nel lotto e saranno un grattacapo per il giardino, i polli e i conigli. Anche questo tratto è giustamente disponibile solo con vita in campagna. Ma ragazzi, possiamo randomizzare la sfida. Quindi possiamo fare così. E come vedete, la coppa ci segna 2 tratti. O solo uno, o solo 3. Quindi noi possiamo scegliere se complicarci la vita con 3 tratti, con uno solo o con 2. Ovviamente possiamo anche toglierli manualmente, ragazzi. No, se io vado a fare così, questo lotto è un lotto semplicissimo di The Sims 4, ma se voglio avere la challenge del lotto, devo poter scegliere appunto questi 2 tratti. E ovviamente ci saranno, credo proprio, dei premi. Quindi è tanta roba. Ora vi faccio vedere che questa cosa si può applicare dappertutto. Ed eccoci qua, Oasis Prince. Come vedete, come in tutti gli scenari e in tutti i lotti, possiamo scegliere di mettere i tratti che abbiamo sempre avuto o complicarci la vita mettendo le volpi e anche vita semplice. Anche Oasis Prince. Certo, le volpi probabilmente qua non saranno un grosso problema. Ci potranno dar fastidio solo e soltanto con il giardino. Perché questo? Perché vi ricordo che c'è la possibilità di portare i conigli e anche gli uccellini, credo, solo quando avremo una grande amicizia con loro. Al momento i conigli non spawnano negli altri scenari e non ci sono le loro tane. Ma se noi facciamo grande amicizia con un coniglio, sbloccheremo la sua tana e il suo tronco nel nostro inventario, credo proprio, o in modalità compra e costruisci in ogni caso, e lo possiamo posizionare negli altri scenari di The Sims 4. Ma sicuramente le volpi romperanno un po' le scatoline per quanto riguarda il giardino e il giardinaggio, e quindi in realtà comunque è una bella sfida. Ma a questo punto ragazzi torniamo dalla nostra simmina. Eccola qua che va a casa, va a mangiare, eccetera eccetera. Io però... c'è anche un coniglietto! Capiti a fagiolo, dà un nome al coniglio, spettegola, azioni, regalare, chiamate il coniglio, insomma, vedremo meglio gli animali. Io qua però vorrei avere i bisogni tutti full,
Cosa che in realtà ho, perché ragazzi, oltre a farvi vedere le dinamiche dei nuovi lotti, quindi in realtà non c'è un nuovo tipo di lotto, tutte le challenge sono applicabili ai lotti residenziali, direi che ce ne torniamo a Finchwick. Perché ragazzi è arrivato il momento di scoprire come funziona questo scenario. Questo scenario, a differenza di altri, ha una vera e propria funzione. Ed eccoci arrivati al centro del paese. Qua davanti a noi c'è il cartello che ci darà informazioni. Questo cartello lo trovate in modalità compra e costruisci, quindi lo potete mettere anche nei vostri lotti, ma lo trovate a giro per tutto il quartiere. Quindi in realtà il fatto che ci sia qua è irrilevante, lo trovate un po' a giro per tutto il quartiere, in tutti i quartieri dello scenario, insomma. Ma qua abbiamo due cose importanti. Le fiere di Finchwick le vedremo in un prossimo video. Andiamo ad informarci sugli abitanti del paese, perché qua ragazzi è molto importante. Enfordon Buckley ti dà il benvenuto. Fai la conoscenza degli abitanti di Enfordon Buckley che mantengono Finchwick in perfetta efficienza. Contribuisci a diventare parte della nostra comunità, parlando con gli abitanti del paese, offrendoti di aiutarli a sbrigare le loro varie commissioni. Vi ho detto nel video dove abbiamo visto il quartiere che era strano che questi abitanti avessero delle piccole cose rosse che dicevano cosa fanno nella vita. Abbiamo visto Agnes, abbiamo visto la proprietaria del negozio, ma perché questo? E soprattutto abbiamo tutte le descrizioni. Agatha è la cugina di Agnes che aiuta a gestire il chiosco di giardinaggio nella piazza, infatti li abbiamo qua le due cugine. C'è Agnes che appunto in realtà c'è il chiosco di giardinaggio. Poi c'è il sorvegliante di creature Michael Bell, Raoul, che è il corriere alimentare, aiuta a coordinare il servizio locale di consegna alimentare. Poi c'è Kim, che è la proprietaria del negozio di alimentari, Lavina è il nostro sindaco, e Sarah Scott è la proprietaria del pub. Perché è importante fare amicizia con queste persone? Perché, come abbiamo letto, ci daranno dei compiti. È stato introdotto a Enfordon Buckley un sistema di quest. Tengo a precisare questa cosa. Quando noi cominceremo il let's play, capiterà che probabilmente andremo avanti con le generazioni. Funziona come regno della magia, per fare un esempio. Se Agatha e Agnes dovessero morire di vecchiaia, verranno sostituite da nuovi NPC che avranno lo stesso ruolo. Quindi non preoccupatevi, non sono immortali e se andate avanti con le partite cambieranno i sim. Però dovrete sempre vedere la bacheca per capire dove sono. E ragazzi, proprio su questa roba qua vi devo far vedere una robetta. Perché? Qua intanto loro non possiamo... eccolo qua! Quando c'è un sim nelle nostre vicinanze, è stato introdotto, credo però nel gioco base, una nuova funzionalità. Possiamo bloccare la visuale... quindi il gioco si blocca su di lui, oppure centrare la visuale. Quindi ragazzi, quando voi andate in giro con i vostri sim e non li trovate più e dovete girare 8 miliardi di ore sim per trovarli, beh, hanno risolto il problema. Adesso hanno introdotto queste due nuove opzioni che ci permettono di vedere subito dove sono i nostri sim di riferimento. Utile e comoda, era ora. Ma detto ciò, ragazzi, andiamo a fare ciò per cui siamo venuti qui. E, ecco, ad esempio, c'è il sindaco, no? Direi di fare una presentazione amichevole col sindaco. Ovviamente questo vale per tutti i sim iconici. Vedete che c'è Raoul, il corriere? Dovete andare dai sim che hanno appunto il loro ruolo a Enfordon Buckley. In questo caso parliamo con il sindaco, proviamo a rincuorare, ci sono nuove interazioni tipo parla a cuore aperto come si usa a Enford, oppure offri un omaggio di Finchwick. E qua possiamo offrire un omaggio dal nostro inventario. Ma l'importante, ragazzi, è che ci facciamo amicizia. Perché? In realtà basta anche poco, perché poi sbloccheremo questo. Offri aiuto a sbrigare le commissioni. E ora vi faccio vedere. Lei è pessimista intanto, notare. Ora vi faccio vedere. In pratica sblocchiamo il sistema di quest. Al momento ne abbiamo due, ma in realtà ce ne possono essere anche quattro, credo. O tre, come vedete. Dipende dal sim. In questo caso, Enfordon Buckley ti dà il benvenuto. Un assortimento di bacche, lana di lama e dolcetti per animali. Sono i premi. Oppure, se facciamo qualcosa di un po' più importante, avremo un pasto locale, alcune bacche, parte dell'aggiornamento, un'opportunità di ricevere un motivo a punto croce. Ci daranno dei premi. Ci daranno anche dei simoleon, effettivamente. Se io vado a cliccare su una quest e faccio ok, qua abbiamo giustamente il nuovo compito e ora ve lo faccio vedere. Il compito è: prendi un pesce al lago di Old New Enford,
Curiosa, nel negozio di alimentari o di giardinaggio di Fintrick, chiedi al sim Corriere Alimentari dei suoi sogni. In questo caso ce l'abbiamo davanti e lo facciamo. Quindi ragazzi, abbiamo delle quest che ci daranno 175 simoleon e un po' di premi. E i premi che ci hanno dato, fidatevi, sono importanti. Farò un video esplicativo sugli animali dove vedremo anche a cosa servono gli alimenti e tutte le cose belle. Intanto ci presentiamo. Qua ragazzi dobbiamo chiedere dei sogni. Come vedete le cose delle quest sono segnate con l'iconcina, quindi è facile da trovare nel menu. Ecco qua, discuti dei sogni. Perfetto, lo facciamo ancora. Quindi abbiamo diverse cose. Discuti se sia nata prima la gallina, non ci interessa, rallegra. Ah no, aspettate. Ok, dobbiamo andare dal sindaco però, non con lui. Ho letto male. Dove sta il sindaco? Mi sono persa la vina. La vina, dove stai? Fatemi vedere se è qua nelle vicinanze. No, devo invitarla nel lotto attuale. Ragazzi, ovviamente la visuale conta quando sono nelle vicinanze. Ma in realtà adesso l'ho richiamata e dovrebbe arrivare a momenti, a momenti. Lavina, fatti vedere. Ciao Agnes, non prendermi a borsettate, ti prego. Dove sta? Oh, blocca la visuale. C'entra la visuale. Eccola. Vedete quanto è comoda questa nuova funzione? E possiamo discutere dei sogni. È davvero fondamentale, è stata aggiunta per request. Ma ragazzi, secondo me funziona sempre, è utile sempre. L'abbiamo fatto. Molto bene. Curiosa nel negozio di alimentari o di giardinaggio. E qua non posso farlo perché sono chiusi. Allora, possiamo andare a Old New Hanford a prendere un pesciolino. Fin tanto che aspettiamo. Quindi andiamo a Old New Hanford. Magari andiamo in questa zona. Ed eccoci arrivati! Lotto da buildare, ma campi aperti come se piovessero. E qua dobbiamo prendere al lago. Eccoci qua. Questo è il lago. E direi di pescare. Qua ragazzi è proprio il laghetto nuovo, fatto col nuovo strumento degli stagni, vi farò vedere come funziona e tanta roba. Anche perché è bello bello vivo lo stagno, e ci credo. Qua intanto aspettiamo, vediamo un po' se riusciamo a fare tutto. Prendi un pesce. Ragazzi, ho preso solo delle... Ma vi prego, ho preso del cibo. No, ti prego. Cecilia. Forza, forza. In realtà tanto abbiamo tutto il tempo del mondo perché è mezzanotte 15, dobbiamo aspettare le 9 per andare a curiosare negli stand, quindi va benissimo. Ok, abbiamo preso una trota. Molto bene, quindi dobbiamo aspettare. Sì, gradisce la pesca, perché no? Qua ragazzi dobbiamo curiosare al negozio di alimentari. Come vi ho detto, dobbiamo aspettare le 9. Al massimo sto là nelle vicinanze e aspetto le 9 di mattina, così facciamo il continuo della quest. Ovviamente ragazzi questa è una quest, ma ci chiederanno di fare qualsiasi cosa, dal cucinare al produrre verdure, a cercare nello scenario verdure, a cercare nello scenario le rane, a cercare nello scenario qualsiasi roba. Quindi in realtà le quest sono tutte diverse per diversi sim e quindi fidatevi, è molto molto divertente questa cosa, anche perché... Ve lo dico, dobbiamo cercare di... intanto qua possiamo offrire niente, se n'è andata. Dicevo, dobbiamo anche cercare di massimizzare l'amicizia con loro, quindi portarla al massimo con tutti, lo faremo nel Let's Play, perché c'è un motivo. Hanford & Buckley non solo ti offre un sistema di quest, ma una storia. Quando noi avremo un alto, altissimo livello d'amicizia con loro, quindi con tutti gli NPC, i personaggi iconici del quartiere, loro ci diranno dei pezzi di storia del quartiere. Quindi per scoprire cos'è che è successo a Hanford e soprattutto la storia di questo scenario, dobbiamo fare amicizia con tutti. Io lo trovo geniale e davvero non vedo l'ora di fare amicizia con tutti. Con Agatha sarà difficile, prenderemo delle borsettate, ma noi ce la faremo. E ragazzi, manca poco alle 9, ma prima che arrivino le 9 vi devo far vedere un'ultima feature che è stata introdotta, mi sono scordato, ovvero è stato rinnovato il taccuino. Guardate un po' che carino il nuovo taccuino, in questo caso avremo la pesca, ma avremo le collezioni, avremo le cose ecologiche, avremo tutte le cose dei DLC se li abbiamo installati. È semplicemente cambiato il design, se vogliamo, del taccuino. Una piccola aggiunta carina, ma ci tenevo a farvela vedere. Intanto sono le 8, dobbiamo aspettare ancora un'oretta. Che fa? Chiacchiera con Mattia, mi piace perché lei va a giro a chiacchierare. Oltretutto lei, ragazzi, ha la nuova aspirazione di vita, custode di campagna, che ci darà
il tratto premio confidente della natura. Siamo a 0 di 4. Acquista una mucca, un pollo, un lama nel tuo lotto di residenza. Socializza con una volpe, un coniglio, un uccello 5 volte. Acquista un orto per la tua residenza. Visita i quartieri di Finchwick, Old New Enford e il bosco di Bramblewood a Enford-on-Buckley. Quindi ragazzi, dobbiamo anche fare la nuova aspirazione. Ma sono aperti! Ma ciao Kim, senti, compra. Qua ragazzi, vi devo far vedere che possiamo anche vendere gli articoli. Questa cosa è importante perché io vi ricordo dobbiamo vivere della natura. Quindi possiamo dare la trota, possiamo dare le uova, il latte e tutto ciò che ne deriva. Però io vorrei, se posso, curiosare. Grazie. Oh, vedete, bastava semplicemente aprire il menu per curiosare. Qua però abbiamo un sacco di cose. Funghi nuovi, limone, melagrana. Ragazzi, per il giardinaggio sarà la vita, non vedo l'ora. Uovo blu. Uovo, zucca piccola, zucchero, insomma ragazzi, ce n'è per tutti i gusti. Ma abbiamo fatto il nostro compito. Cecilia ha scoperto delle informazioni su un oggetto, lana di lama bianca, che è stato inserito nel taccuino. Quindi qua, come vedete, abbiamo anche vita in campagna, lana di lama beige, bassa, e bianca, bassa. E poi vedremo che serve. Oltretutto, vi faccio vedere che qua non abbiamo più ciò che ci chiedeva la quest perché l'abbiamo finita. Vi faccio vedere nell'inventario le nostre due lane. Non so dove ho messo la lana. Ah, eccole! Ok, dovevano ancora spawnare. C'è stato dato il dolcetto proteico al pesce. C'è stato dato la lana beige, la lana bianca e delle bacche, lampone e cioccobacca. E anche mirtillo selvatico da piantare. Le quest, ragazzi, funzionano in questo modo. Sono tante, sono molteplici. Gli abitanti di Enford sono il cuore del nuovo scenario. E per una volta, ragazzi, mi piace il fatto che Enford abbia una storia, il fatto che gli abitanti abbiano una storia, il fatto che il gioco ci porti a conoscerli tutti. Credo che tu abbia un'idea piuttosto precisa del panorama locale. Se volessi darti ancora più da fare, potrei suggerirti di fare un salto al bosco di Bramblewood. Non è proprio dietro l'angolo, ma lo scenario è senza dubbio fiabesco. Cerca il sim sorvegliante di creature che vive da quelle parti. Potrebbe avere qualche commissione da affidarti. Ragazzi, avere uno scopo nel quartiere, secondo me, è la differenza abissale. Abbiamo ben 6 sim con cui dobbiamo fare amicizia, non è impossibile, non è una cosa che ti prenderà troppo tempo, ma anzi, sarà divertente farlo. E soprattutto ci diranno i segreti della città, ci daranno dei simoleon che, in aggiunta al giardinaggio e anche all'allevamento, faranno in modo di non avere un lavoro vero e proprio, perché effettivamente vivremo di queste cose. Ma la strada è ancora lunga, perché qua ragazzi ci sono i festival e li dobbiamo anche vedere, anche perché oggi è lunedì se non erro, e i festival sono il sabato. Quindi a questo punto dovremo vedere animali e coltivazioni, dovremo vedere ancora il festival, insomma ci sono un sacco di video che dovranno ancora arrivare, ma per questo direi che ci fermiamo così. Detto ciò ragazzi, non posso fare altro se non ringraziarvi per essere arrivati fino a questo punto del video. Vi ricordo di lasciare un mi piace se vi è piaciuto, vi ricordo anche di condividerlo con tutti. E se vi va, ci vediamo dalla domenica al venerdì alle 21.30 in live su Twitch. Detto questo però, vi dico che per il momento è tutto, vi do l'appuntamento al prossimo video e vi dico ciao a tutti!